Morre Orfei è un'altra bellissima rappresentante del circo, di questa favola, di questo grande momento di aggregazione che fa sognare piccoli e grandi. Che ne pensa lei del circo, signor Orfei? Io penso che il circo sia una bella favola che dura nel tempo e durerà sempre, finché ci sarà bambini ci sarà il circo, anche se abbiamo, diciamo, questa battaglia contro i verdi per gli animali che non riusciranno mai a levarli dal circo perché noi li amiamo moltissimo. Ma qual è stato il suo rapporto in tutti questi anni con il circo, con la gente del circo, con gli animali del circo? Beh, io penso che io ho sempre avuto un rapporto bellissimo con gli animali, con le persone, perché il circo siamo una grande famiglia, che viviamo tutti insieme, un nucleo familiare, che ci sono ancora i valori vecchi di una volta. Nel circo non c'è droga, non c'è malavita, non c'è banditi, il circo è una favola per me, ancora sì. Lei è nata proprio nel circo? Sì, sono nata nel circo, anzi sono nata in un carrozzone a Udine di passaggio e quindi sono un po' friulana ma sono di passaggio. Ecco, noi per dovere di cronaca diciamo che questo non è una bellissima casa, ma è un bellissimo carrozzone. Sì. Cioè questa praticamente è la casa della famiglia del circo, forse più bella e più comoda di tante case che non si muovono. Sì, questo è vero, è una magnifica carovana si dice, che io adoro molto perché, abituata a girare il mondo, mi piace stare sempre su quattro ruote. Non è stanca lei del circo, di questa vita da girovaga, da zingara un po'? È una vita molto tribolata, ma a me piace molto perché ho fatto cinema, televisione, teatro, ma nel mio cuore c'è sempre solo il circo. E lei questa favola la fa vivere, la sta facendo vivere anche ai suoi due figlioli? Beh, io ho dato libera scelta, se volevano studiare, diventare ingegneri, avvocati, niente da fare, loro hanno preferito rimanere nel circo. Lara è una trapezista, ecco, perché non hai studiato, non hai seguito praticamente quello che fanno tutti i giovani di oggi? Perché c'è stata l'influenza della famiglia, l'influenza della mamma, oppure è stata una tua libera scelta dedicarti al circo? No, i miei genitori mi hanno lasciato la libera scelta da fare o il circo o fermarmi a studiare come ragazzi di fuori, ma io amo il circo da morire, non posso neanche star lontano, ho provato a fermarmi un po' così ma non ce la faccio, ho preferito continuare col circo. Stefano? Io le stesse cose sue, uguale. Signora, oggi un giovane che vuole interessarsi al circo, che vuole praticare alcune discipline che vengono appunto praticate nella favola del circo, ha l'opportunità, perché c'è una scuola, mi sembra, sì, a Verona. Da pochissimi mesi hanno allestito una scuola a Verona del circo, che verrà riconosciuta dallo Stato fra pochi mesi, e quindi i ragazzini che vogliono studiare circo vanno a Verona, si iscrivono, e tutto a gratis, a vitto, alloggio, e in tanti, cioè, devo dire anche questo, che anche studiano, non solo il circo, ma studiano anche se le lingue, ragioneria, avvocati, come vogliono loro. Signora Moira, ma sì, ogni volta che lei va in scena, sì, che cosa prova? Una grande emozione per il pubblico, perché a me piace avere questo contatto diretto col pubblico, che quando arrivo in pista mi accoglie così calorosamente che per me è la più bella soddisfazione della mia vita. Ma sua figlia si deve innamorare per forza di uno del circo? Se si innamora di un medico, per esempio? È rovinata. Tu sei d'accordo? Sì, sì. Cioè ti devi innamorare per forza di un tuo compagno di lavoro? Sì. Un militare, per esempio, colonnello, un ufficiale? Credo che non abbiamo neanche la possibilità, perché non è che le frequentiamo. Per innamorarsi bisogna un po' frequentarsi. E noi non frequentiamo, non possiamo. No, ma lui ti ha detto, se tu troveresti uno fermo di sposarti, di fermarti in una casa. No, io mai lo farei, non mi sposerei mai. Si sposa e viene a vivere qua al circo, anche il militare. Ah, questa è la regola del circo, signore, è una regola oppure una scelta anche ma questa? Ma non è una regola. È la mia scelta, perché io non posso fermarmi. E anche per me dipende anche un po' come hanno tirato sui genitori, no? Con certe idee così. A noi ci hanno tirato su così, penso che siano giuste, per altri può darsi che siano sbagliate, per noi sono giuste. Ma l'amore non spezza qualsiasi cosa nella vita? L'amore spezza, però se mia figlia si dovesse innamorare di una persona ferma, cioè che vive nelle case, sono sicura che resisterebbe 4 giorni e poi scappa al circo. Qual è il segreto perché Moira Orfei si mantiene così bella, così in forma, così vivace, così pimpante, così spiritosa? Ma io penso alla serenità, io sono una donna molto serena. E la serenità dell'anima è tutto. Essere sereni vuol dire essere felici.
Ma la felicità in cosa consiste? Solo nella serenità. Moira Orfei senza il circo, che avrebbe fatto? Io sarei morta. E ancora un roseo futuro al circo e a tutta la famiglia del circo. In bocca al lupo.